fare, è un livello alto, vogliamo farla questa battaglia e vogliamo tirarci dietro le istituzioni perché poi è loro il compito. Certo, ci Posso dire una cosa avviciniamo. Ma velocissima? certo. Lo stiamo facendo mettendo insieme i pezzi anche qui, perché c'è le Certo. istituzioni con l'assessore Maran, col presidente di municipio, ci sono anche persone che con l'attivismo di base come Villa Pallavicini da tanti anni si stanno occupando di dare una mano alle persone in difficoltà anche sul fronte dell'abitare, chi porta avanti i progetti sociali, le sensibilità di cittadini attivi e anche mondo accademico e mondo del terzo settore che si sta occupando di queste politiche innovative dell'abitare che anche in edilizia privata garantiscano il diritto a restare in quartieri come questi a persone che hanno meno possibilità. Grazie ragazzi, noi andiamo dentro a sbirciare un po', a rubare qualche Certo, passaggio. dalla parte di là. Entriamo di là, Qui è chiuso. entriamo dal retro, la camera di Milano News intanto continua a seguire la vicenda. Ciao. Noi rubiamo qualche immagine, siamo sempre in diretta su Milano News. Stiamo riprendendo l'evento chiaramente. Silenziosamente. Non so se riusciremo a sentire parte del dibattito, però ci proviamo. Tanto stiamo riprendendo. Ciao. Sembra un po' che noi si tiri papà per la giacchetta perché vogliamo il gelato e poi papà torna a lavorare con le cose che Ripeto, possiamo sono. uscire? Allora, noi lasciamo che il dibattito sulla dimensione abitare in questo quartiere vada avanti, ci allontaniamo silenziosamente con la camera che sta camminando a marcia indietro in questo momento, rischiando evidentemente anche del suo, ma ce l'ha fatta a uscire dalla corsia. E io direi che per quanto riguarda questa diretta possiamo così sicuramente registrare l'impegno di tantissime persone in questo quartiere su queste tre dimensioni che ci hanno restituito i due rappresentanti associativi che ci hanno parlato poc'anzi. Quest'oggi si parla della dimensione dell'abitare. E domani e dopo lo sforzo di tutte le associazioni sarà quello di restituire in maniera vivace e festosa sabato qui davanti al parco un incontro di culture e di popoli e domani un altro appuntamento qui al Trotter che servirà a rimarcare quanto sia importante con la Civil Week aver fermato davvero per 4 giorni la città e riflettere sull'importanza che il volontariato, il lavoro delle associazioni, delle organizzazioni, delle cooperative nel pubblico e con il privato continua ad avere. Da qui è tutto. A dopo.